È il giorno della festa al Bernicchi per la Tiferno Lerchi 1919 che viene applaudita da tutti per l'eccellenza conquistata con tanto di maglia celebrativa e striscione dedicato. È stata una bella cavalcata quella della squadra del presidente Bianchi e di mister Santececca. Di fronte c'è il Selcinardi di mister Barontini che da neopromossa vuole evitare i play-out in una gara che sarà diretta dal signor Oristano di Perugia, Fumogini e poi tutti in campo per giocare la partita. Foto di ricordo per questa bella domenica e all'ottavo minuto è subito però calcio vero con l'occasione creata dal 2001 Moretti che se ne va a sinistra, mette in mezzo la sponda di Pica, il sinistro perentorio da parte di Mencarelli, la palla colpisce in pieno la traversa. Al ventesimo ancora punizione di Mencarelli, prova il colpo di testa Eramo a centro area, non colpisce però la sfera. Al ventitreesimo azione del Selcinardi con Farruku che vince il contrasto di potenza, mette indietro per Bianchi che non colpisce, c'è allora la corrente Cenciarelli, il tiro viene però respinto. Al trentunesimo ancora Farruku che va a conquistare questo pallone, lo vediamo tra poco, eccolo Farruku che viene servito dal settore destro del campo, va a scambiare con Palazzoli, il tiro di Lucaccioni che viene parato da Palazzoli. Al 41esimo ancora sul rinvio di Boncompagni, prova l'azione di sfondamento, lo stesso Farruku molto attivo in questa fase, l'arbitro però ferma tutto e dice alle squadre che si può andare negli spogliatoi. A metà tempo premiato il giocatore Tifernate Dallarina come miglior giocatore biancorosso del mese di marzo. Con le immagini andiamo alla ripresa sul punteggio di 0-0 e al 12esimo è perentorio il break a centrocampo, lo vediamo. Eccolo qua di Rocchini che va via in grandissima velocità, mette in mezzo un interessante cross sul quale però è bravissimo ad anticipare tutti i battistoni. Al 25esimo c'è un calcio di punizione battuto da Salvatore Pica, parte il bomber biancorosso oggi in tenuta grigio-blu, la conclusione fa la barba al palo. Ancora l'azione su calcio di punizione per la Tiferno, il tiro in bello stile però abbastanza debole da parte di Bruschi, para facile Boncompagni. Al 35esimo fa tutto bene Rocchini, ma Palazzoli vuole partecipare alla festa e dice di no. Un punto dunque che accontenta tutti in una bella area frizzante di celebrazioni e di festa. Tutto dunque bello, giusto così. È stata una partita, diciamo che le motivazioni chiaramente erano tutte dalla parte nostra, del Selci, perché la Tiferno insomma aveva festeggiato domenica la vittoria del campionato, però sapevamo che insomma le partite nel calcio di oggi non le regala nessuno, per cui l'abbiamo affrontata con la massima concentrazione. Primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo avuto anche due occasioni, loro hanno avuto l'occasione della traversa, quindi è stata una partita molto aperta e piano piano, dovuto anche al tempo, insomma è venuta una giornata invernale, è diventato difficile giocare, acqua, vento, per cui piano piano è andata un po' scemando il ritmo. Poi gli ultimi 10 minuti credo che siano mancate un po' le forze anche mentali a loro, probabilmente per la grande, diciamo per la grande cavalcata che hanno fatto, e a noi perché comunque col pareggio avevamo la matematica sicurezza della salvezza, quindi abbiamo un po' rallentato e niente, un risultato chiaramente che a noi ci sta bene. Voglio fare qui i complimenti alla Tiferno perché hanno fatto veramente una cosa eccezionale. A volte si dice che no, la più forte è quasi scontato che vinca, ma io credo che loro hanno dimostrato all'inizio di essere una squadra forte, nel periodo più difficile hanno dimostrato grande compattezza, quindi un grande complimenti alla Tiferno e a noi che dopo 10 anni che il Selci mancava in promozione abbiamo mantenuto la categoria, quindi anche noi abbiamo buttato magari le basi per un buon futuro. Ma oggi è stata
A parte climaticamente, che era un freddo bestiale, però è stata una giornata bellissima. C'era tanto orgoglio anche nelle tribune. Pensare a dove siamo arrivati adesso, dopo 2 anni di lavoro incredibile. La classifica ci dà grande merito per il lavoro che abbiamo fatto, ma dietro c'è un lavoro di tanti addetti. Oggi vorrei, anzi, ringraziare loro. Oggi è la giornata loro per tutti coloro che hanno accompagnato la squadra, il magazziniere, i cuochi, tutti gli assistenti. Senza di loro oggi non saremmo qua. Abbiamo gettato delle basi bellissime, c'è tanto coinvolgimento, anche in città si respira tanto entusiasmo dopo tanti anni di incertezza, e questa è la cosa più bella, è la cosa che volevamo all'inizio dell'anno, far tornare a respirare calcio bello, pulito, con i ragazzi del posto. E questa è la strada che intendiamo percorrere per i prossimi anni. La prossima settimana ci vedremo e annunceremo il nostro programma alla città per i prossimi 5 anni. Tante ambizioni, tanta gente che ha voglia di entrare in società per dare una mano e portare Castello in un ambiente che sono tanti anni che non respira. E questo è il nostro programma. I sogni spesso sono desideri, chissà, magari fra 5 anni ci rivedremo qua per parlare di altre categorie. Siamo effettivamente molto soddisfatti perché io avevo rilasciato un'intervista 2 anni fa, avevo detto che volevo fare 2 promozioni consecutive e mi verrebbe da dire ci sono riuscito, ma invece la risposta giusta è ci siamo riusciti, perché da soli non si fa niente. E grazie alla dirigenza, ai tifosi, all'esecutivo. Beh, questo. Beh, insomma, vedere oggi lo stadio, nonostante il tempo avverso, vedere lo stadio pienissimo è penso il modo migliore per ripagarmi di tutti gli sforzi che abbiamo fatto, ma non solo economici, ma di organizzativi, eccetera. E adesso la cosa bella è che stiamo completando, e lo annunceremo a breve, un nuovo settore giovanile che sarà gestito da una persona di spicco. Una persona che ha vinto tutto in ambito locale, e ha vinto campionati a livello nazionale, e quindi questo ci porterà a obiettivi ben più importanti. Oggi era importante raggiungere questa promozione, ma oggi la verità è che è solo un punto di partenza per raggiungere obiettivi ancora più importanti, perché il progetto è ambizioso e vedo che con l'aiuto di tutti possiamo assolutamente raggiungerlo. Intanto annunceremo quello che saranno i nostri progetti per il futuro e comunicheremo tutto il nuovo staff, anche tecnico, del settore giovanile. Ci saranno sorprese eccezionali perché molte persone hanno capito la serietà di questo progetto e quindi stanno bussando alla nostra porta. Anche sponsor, nuove realtà, e quindi questo ci dà conforto per il futuro. E infatti già da lunedì noi ci ritroveremo come comitato esecutivo per organizzare nel migliore dei modi che il prossimo anno di fare un campionato da protagonisti anche il prossimo anno, quantomeno insomma di poterci rimanere in modo dignitoso e per proseguire nel nostro cammino.